Questo è il Kursaal della nostra cittadina. E questa che si sta svolgendo è l'ultima festa della stagione, l'elezione di Miss Irena 1953. C'è molta bella gente, no? Forestieri, straniere. E c'è anche un'attrice cinematografica venuta da Roma e che fa parte della giuria. Ci sono tutti. E naturalmente ci siamo anche noi, i vitelloni. Morbius era quasi alla soluzione. I Krell completarono il loro progetto. La grande macchina, senza meccanismi. Il grande segreto. Coraggio, dottore. Continui. Ma avevano dimenticato... Che cosa? I mostri. I mostri dell'It. Sono venuto alla Saracena per parlare di una cosa importante. Mi hai fatto malissimo a venire qui. La mia situazione si fa presto a perdere la testa. Lei è l'unica speranza mia. Ma non potevano pigliarne un altro per ammazzarlo. Non ne ho avuto il coraggio. A me non aveva fatto nulla, manco conoscevo. Allora che devo fare? Vado alla polizia, mi faccio arrestare. Ma sconterebbero tua madre e tua sorella. Me ne vado dalla Sicilia. Ma non c'è nessuno che mi può aiutare. Ho capito. Saluti da mia madre, padrino. Esteban non verrà questa sera. Lo sceriffo lo ha arrestato. Barava al gioco e così lo sceriffo lo ha messo al fresco. E mio Sotis gli ha dato una mano. Quando Paco verrà a saperlo, farà a pezzi sia lo sceriffo che mio Sotis. Non c'è bisogno che lo sappia. Avvisa Juan e qualche altro della banda. Basterà la loro presenza per convincere lo sceriffo a rilasciarli. E non ti sarà poi difficile persuadire Esteban a lasciar correre. Era un'informazione a beneficio della polizia, giù sono molto comprensivi. Ma prima che me ne vada c'è una cosa che voglio darti. Purtroppo non procureranno cibo, vestiti e medicine per tutto il popolo del tuo paese. Ma almeno aiuteranno qualcuno, forse i più vecchi e i più giovani. Accettale, fammi la cortesia. A me sono costate soltanto un pezzo di filo con un gancio, un paio di bottiglie di un vino piuttosto scadente e un pollo coriaceo. Ora prendi nota della mia ordinazione. Certe volte penso che mi ci voleva una moglie come la tua. Come Kay. Avere figli. Una grossa famiglia. Almeno in questo nella vita. Somigliare a papà. Non è facile da parte del figlio. Lo sai che mamma si divertiva a stuzzicarmi? Mi diceva, tu non sei figlio mio. Gli zingari ti lasciarono davanti alla porta. E a volte penso che è vero. Non sei uno zingaro, Fred. Ma è che io ero furioso con te. Perché non siamo mai stati un po' insieme? Beviamo qualcosa, va? Giunto al termine della mia vita di peccatore, mentre declino canuto insieme al mondo, mi accingo a lasciare su questa pergamena testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui mi accadde di assistere in gioventù sul finire dell'anno del Signore 1327. E Dio mi conceda la grazia di essere testimone trasparente e cronista fedele di quanto allora avvenne in un luogo remoto a nord della penisola italiana, in una abbazia di cui è pietoso e saggio tacere anche il nome. Ti ho portato un regalo speciale. Che cos'è? Apri e guarda. Un libro. Esatto. C'è un po' di sport. Altro che sport, ci sono lotte. Duelli, torture, vendette, giganti, mostri, inseguimenti, evasioni, grandi amori, miracoli. Ce n'è di roba. Cercherò di restare sveglio. Io ti darò tutto quello che ho. Rinuncerò alla mia famiglia, che adoro. Rinuncerò alla mia casa, anche al mio piccolo ometto. Non scambierò più parole con nessuno. Sono pronto a rinunciare a tutto ciò che mi tiene legato alla vita. Se soltanto tu farai tornare le cose come erano prima, come erano ieri, stamattina. Lascia che io mi liberi di questo insopportabile, disumano terrore che mi attanaglia. Rinuncio a tutto. Signore, aiutami. Ti prego, ti prego. Mi ricordo come fosse ieri di una goccia d'acqua che scendeva lentamente lungo il finestrino. E siccome non pioveva, mi domando ancora da dove provenisse. Quella goccia d'acqua ritorna spesso nei miei sogni, in mille occasioni, e non tutte sono felici. Ma quel sogno
non è mai un cattivo presagio. Anzi, finisce sempre per rassicurarmi un po'. Magari solo un po', ma mi rassicura. Sì, è magnifico vivere di solo spirito e giorno dopo giorno testimoniare alla gente per l'eternità soltanto ciò che è spirituale. Ma a volte la mia eterna esistenza spirituale mi pesa. E allora non vorrei più fluttuare così in eterno, vorrei sentire un peso dentro di me. Per esempio, non so, sedersi al tavolo da gioco. Non che io voglia generare subito un bambino o piantare un albero. Ma in fondo sarebbe già qualcosa ritornare a casa dopo un lungo giorno. Dar da mangiare al gatto come Philip Mano. Avere la febbre. Le dita nere per aver letto il giornale. Non entusiasmarsi solo per lo spirito, ma finalmente anche per un pranzo.